ancora. Adesso io qua devo fare annuncio. Ascoltate bene. Io non ho tolto nessuno. Next. Dovete andare a lavorare. Io non vi mantengo più. Capito? Non la vicina. Potrebbe smetterla di urlare, per favore, che questo è un quartiere di gente educata e raffinata? Dov'è l'amministratore di condominio quando serve? In Svizzera, vai via, questo è il mio video. Anche se è in Europa. In Europea non ci sono voluta entrare. Siete voi che mi avete circondato? Ma mi giro, vedo solo euro. Si fa così, signora mia? Mando una lettera dal mio legale. Manda lettera, Svizzera. Io ti mando panza. Non puoi dichiararmi guerra, mamma Germania. Sono una nazione neutrale. Mica scema, ti abito a fianco, voglio dire. Le frontiere me le tengo, se sa mai, Italiani e tedeschi, se no, qua in Svizzera non ci stiamo più, Svizzera, se te sei un neutrale, io sono a Finlandia. Mita culo, cazzo merda. È finlandese. Mita culo vuol dire ciao, come stai? E cazzo merda vuol dire guarda al mare. Confermo, in finlandese si dice così. In finlandese cazzo è il verbo guardare. Merda è il mare. Non lo sappiamo l'italiano, non ci prendete per culo, Culo. Ora, che paesi, membri dell'Eurozona. Quest'anno abbiamo un nuovo obiettivo. Sicuramente qualcosa di noioso. E non ti sto spiando. Passavo di qua. Se vuoi riprendere l'Irlanda del Nord? Ti preoccupare, Irlanda. Riprenderemo tutto il Regno Unito. Non è questo l'obiettivo di quest'anno. Ma Germania... sta facendo una certa, può arrivare al punto. I tedeschi sono verbosi. Dobbiamo raggiungere 20.000 follower. Ancora 17.000. Questo non fa bene. Rigore, ordine, disciplina. Bella. Fare ordine e disciplina su TikTok? Dobbiamo rimanere uniti. Abbiamo sconfitto crisi di 2008. Abbiamo superato Brexit. Abbiamo affrontato Wikileaks. Tutto perché siamo un continente tutto d'un pezzo. Dobbiamo raggiungere 20.000 follower entro fine del mese. Era l'obiettivo del 2022. Dobbiamo fare tutto in un mese. Che ansia. Piatta idea. Perché sia tedesca non significa che non sia flessibile di pensiero. Come sei di pensiero, ma come accento proprio sei inflessibile. Dobbiamo usare le maniere forti. Dobbiamo raggiungere i nostri follower. Casa per casa. Raggiungere tutti i nostri potenziali follower casa per casa. Signor, mi è venuta la febbre. Accettano disertazioni! Italia, vai a lavorare! Smettete di girare! Non c'ho voglia adesso di farmi un culo della Madonna, ma questa ha capito niente. Ma mi sa che sto per svenire. E allora, Spagna sarà pronta a sostituirti, vero Spagna? Madre Germania, sto imbarazzata. Adesso tomo il congedo di maternità. No, non vi inventate quei paesi del sud Europa per non lavorare, però, Ora, Grecia... Puoi dirmi di nine? Scusa, mamma Germania, non stavo ascoltando. Stavo riscrivendo un attimo i simposi di Platone, perché bisognerebbe un po' aggiornare il linguaggio. Già che c'ero, stavo anche riguardando le definizioni di alcuni termini di Aristotele. E dicendo? Prendendo per il culo? Mi è una mossa! Questa volta raggiungiamo 20.000 follower entro fine di gennaio. Io quella che se ne va dall'Europa. Mania. Facci questa illusione che poi uno ci crede. L'ho sentita, Però seguiteci lo stesso. E no, perché se non ci seguite se ne va. Oh, I'm not to follow. This is the problem. Ferire su questa storia di alzarsi a Lorena. Ferita ancora aperta. Quanto mi fa soffrire. Mia l'alzarsi a Lorena. Ho rubato anche altri territori, ma c'ero. Da mamma Germania non ti devi fidare della Francia. Come ti giri ti ciulla qualcosa. Anche a me la settimana scorsa sono andato un attimo a colpire il pane, se stava pigliando la Val d'Aosta. Ti puoi fidare dei francesi, fai attenzione. Italia, pensavo una cosa, perché tu critichi i francesi perché loro non hanno bidet. Critichiamo i francesi perché loro hanno un cesso diverso dal nostro. I tedeschi quando facciamo cacca vogliamo vederla. Il cesso francese quando fai cacca va via. Ma Germania, adesso dovrò vivere per il resto della mia vita con questa disgustosa informazione. Tanto in Francia hanno i cessi. Davvero? E quando sono stata a casa dei francesi non ho mai visto i cessi. Ho visto solo la doccia. Credevo che non cagassero nel lavandino. I francesi che ti aspetti? E lì non sei divertenti. In Francia abbiamo una stanza a parte per la toilette, un'altra per la douche e le bain. Che vraiment è un po' schifoso farsi bagno con la puzza di morto. Io sono italiano.
Sì, ma ti devi capire una cosa, Francia. In Italia tutti i bagni sono abusivi. Se no possiamo fare due bagni separati, se no poi il cazzo se ne accorge e dobbiamo pagare l'IMU. È tempo da perdere noi qua. Non hai cambiato tutti i cessi del Sanzellorino adesso? Vorranno abitanti diagnosticarsi malattie senza poter vedere il loro pupù al mattino? È una condizione davvero cattiva! Accusa di freudiano in questa sessione dei tedeschi per le loro feci. Fai sapere se hai qualche malattia al sistema gastrodigerente in Austria se non vedi tua pupù! Il nostro sistema sanitario è eccellente perché noi chi diagnostichiamo malattie a casa dopo aver fatto cacca noi guardiamo! E da che colore già puoi capire se hai qualche malattia? Madonna, mi serve una bacinella! Francia, apri la porta del cesso che devo vomitare! Lì mi dispiace, la toilette è occupata e devo vomitare anch'io! E litigare! E la salsa, Lorena? Guarda che è mia! L'ho riconquistata quando ti ho sconfitto durante la seconda guerra mondiale. Perché l'ho vinta io la seconda guerra mondiale? Vinta! È molto culo che gli americani sono intervenuti! Che la Germania ti stava asfaltando, eh! È diventato un campo da tennis! Facile vincere così! Anche a te non hai la tempra del guerriero! Che altro è che eri stato scemo? Come ho fatto io che gli ultimi 5 minuti sono passato dalla parte dei vincitori? Mi piace vincere facile! Ponci, ponci, papà, ponci! Aia, ma non ti vergogni ad essere così vigliacco? Almeno la Germania ha perso con coerenza. Cominciata lei la guerra? Che si poteva tirare indietro gli ultimi 5 minuti? Come ha fatto l'Italia? Per me se mi sono fatto furbo? Ponci, ponci, papà, ponci! In guerra e in amore tutto è permesso, eh! Cambiare casacca. Tutta testa io, eh! E lui è stato furbo, non ha fatto come me. Poi doveva rendere. E gli ha capito tutto dalla vita. Ah, Giappone, non ti buttare giù così. Là, sul mio WhatsApp, do due ripetizioni su come si gestisce una guerra, dai. Non il numero, Heinz! Mangiare patto di sangue con Germania! Lasciarmi morire a freddo gelo sotto i russi! Io! Mamma Germania, un TikTok sull'Alsazia Lorena. Io non c'entro. Lo vedi come fa? C'è la Stein nasconde la mano! C'è l'anime! Anche tu, mamma Germania. Gli italiani cosa ti aspetti? Quelli mangiano sempre spaghetti e pensano sempre alla mamma. Sono capaci di gestire una guerra. Tu parli? Si fa perdere il Quebec! Che diamine si fa a perdere il Quebec? Che tutte le altre colonie. Oh, ma bravo, bravo, vantati pure! È quello di Napoleone! Prima uccide il re! Per mettere la democrazia. Se sto fa la democrazia metti direttamente l'imperatore, fa l'upgrade. No, ma a posto te, tutto a posto nella testa, tutto bene? Dici anche tu all'Unione Europea. Passa anche tu le giornate a lamentarti come un boomer, ricordandoti di come si stava meglio quando si stava peggio. Aderisci entro la fine dell'anno in omaggio a un profilo Facebook, sponsorizzato dall'Unione Europea. Un continente per vecchi. Incontinente! Metti la Lettonia! Oh, ma favori! Bella domanda. Sei il padre dell'Europa? Mettete io l'Europa! Oh no! Sono mamma e zio papà allora! Zuppa zuppa! Scusa, Grecia. Te sei mamma Grecia. Si basta con i rapporti saffici, eh? Sono di moda negli anni 90. Quando le tattoo spaccavano. Baudas, hola baudas, hola baudas, nananara. E diciamo noi lord londinesi! Sto cringiando, quanto è cringe questa cosa! Germania, Grecia, chi glielo dice a Vaticano sta cosa? Quanto sei ignorante! Diventate io le lesbiche! Chiamano lesbiche perché? Hanno il nome dell'isola di Lesbo! Dov'è l'isola di Lesbo? Grecia! Nemico nostro, l'altro. Diventate io l'omosessualità! Diventato tutto io! Cosa di cui vantarsi, eh! E per niente la castità l'ho inventata io! Ma facciamo una cosa tre! Te, mamma Germania! Mirme? Scusate se faccio la Svizzera precisina e pignola, ma per Unione Europea intende Unione Politica ed Economica. Non Unione Sessuale, eh? Di Svizzera, te in Europa non ci sei? Tu al massimo eri in caporella con il Regno Unito. Non ti invitiamo mica. Il tedesco non ho problemi. Se c'è consenso ti può fare con chiunque. Molto aperti. Vi vergognate? Un po' di contegno. Ho parlato. Inventate tu la sodomia, eh. Però che non l'abbia inventata la Grecia. Parola l'ha inventata lui. Pratica l'ho inventata io. A caso di chi andiamo? Non ci stiamo tutti. C'è San Marino e il Vaticano, poi i vicini parlano. Non lo so. Non ha una camera da letto che gli avanza. Dovremmo pensare a cose più importanti. Tipo l'ennesima ondata di virus.
la 14ª dose di vaccino. Stiamo sempre a pensare a schiacciare. Dai, basta questo rigore. E domani siamo tutti morti. Visto che fine ha fatto la Prussia? Prima comandava l'Europa. Adesso la gente non sa manco dov'è. Diamoci la sta geografia, su. È già desnudo. Quando cominciamo? Io nel dubbio faccio un salto alla Lidl. Non voglio vedere e sentire niente, grazie. Sono troppo ricca e antipatica per queste cose perverse. Ma Germania... Devo dire una cosa. Succede, Italia? Hai litigato di nuovo con la Francia? Inizio del mese. Ho fatto lo saldo di TikTok. Negli ultimi 2 mesi ho guadagnato ben 6,67 euro. Sono abbastanza ricco da poter uscire finalmente da questa Europa brutta e cattiva. Italia, credevo fossi così povera. Sì, nel mio chihuahua guadagna di più. Vuoi andare con 6 euro? Ossà, il Regno Unito è uscito che c'aveva meno soldi di me. Se ce l'ha fatta lui, perché non potrei farcela io? Basta, io esco. Italia, quanto ti invidio. Se le avessi avuti io 6,50 euro quando sono uscito. Benito, se non ce le puoi avere 6 euro, c'è ancora le sterline. Euro di quei 6 euro sono miei. Noi l'abbiamo aperto insieme. Sì, ma lei chi è? Come fai i soldi, diventano tutti amici tuoi, eh? Un giorno prima manco te salutavano per strada. Dadde, pensava che il canale fosse nostro. Mio e tuo. Però ho guadagnato 6 euro, adesso non è che avevo potuto collare tutti, eh? Come facevo così, eh? In realtà una parte sarebbe anche mia. La lascio. Perché sono un bravo cristiano caritatevole. Vaticano davvero? Tanto non te l'avrei data comunque la tua parte. Da Italia. Ti devo tipo 2000 anni di IMO arretrata. 6 euro te li lascio anche. Mica il demonio. Posso uscire o no? Perché sto sull'uscio, a corrente. Alla fine mi prendo qualcosa, eh. Quindi questi 6 euro me li spendo tutti in tachipirina. Tamponi. Italia. Tu e tu esci da Unione Europea? Oltre che avere la mia massima disapprovazione, dovresti anche pagarmi 200 miliardi di buona uscita. Altrimenti scendo giù con i panzer. Avevo detto che non te facevo uscire. E se ti dassi i miei 6 euro, lasceresti uscire dall'Europa senza farmi pagare niente? Sembra un accordo giusto ed equo. Devo risponderti? E intanto che tu ci pensi, mamma Germania, io faccio un salto a comprare le sigarette. Non è la tipica frase che dicono le persone nei film prima di sparire per sempre? Peccato che non so cosa comprare con 6 euro. Un pacchetto di sigarette ci esce. Quando io in Italia, in Albania costano meno che in Italia le sigarette. Ti dai! Se con i 2 euro che risparmio ti offro caffè. Siamo a pace. Dai, solo per oggi se ne compri 2 pacchetti ti regalo anche l'accendino. Andate a lavorare! Siete qui a fare video su TikTok invece che andare a lavorare! L'unica che lavora in questo continente! Mamma Germania, fatti una domanda e date una risposta.